Accanto a me il consigliere comunale Marascia, presidente della quarta commissione. Non poco tempo fa avete parlato della situazione in cui versa Capofeto. Quali le richieste che avete mandato alla regione? E allora, noi ci siamo interessati di questo punto molto importante per la città di Mazara del Vallo. Siamo andati a fare un sopralluogo con il geologo marino, Giuseppe Marino, che ha collaborato con noi per conoscere meglio le potenzialità di questa meravigliosa area. E poi noi abbiamo fatto in consiglio comunale un punto all'ordine del giorno da inviare alla Regione Sicilia, approvato da tutto il consiglio comunale, per permettere il passaggio di questa oasi meravigliosa e farne invece una riserva che permetterebbe innanzitutto di ricevere finanziamenti dall'Unione Europea per poter potenziare quest'area e per poter rendere fruibile sia per i cittadini di Mazara che per quelli che vengono da fuori, per i turisti, e quindi fare in modo che quest'area sia per tutti visibile nel modo più proficuo, nella maniera più proficua possibile. Quindi in questo momento la palla è alla regione, dipende tutto dalla regione? Sì, perché noi abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto il sopralluogo come quarta commissione, abbiamo impegnato il consiglio comunale, approvato questo punto, e quindi adesso aspettiamo risposte se effettivamente questa area venga messa da oasi, diventi appunto una riserva. E questo non è compito dell'amministrazione di Mazara del Vallo, non dipende assolutamente da Mazara del Vallo, ma dipende dalla Regione Sicilia, che ha il compito di istituire la riserva Capofeto.